Questa mattina si parla dell'attuazione dei piani di utilità collettiva per coinvolgere i percettori del reddito di cittadinanza a sostegno delle attività delle amministrazioni locali. Mai come in questo momento le amministrazioni locali hanno tanto bisogno di persone che siano impegnate in attività utili, soprattutto se andate a vedere le piante organiche di tutti i comuni, sono piante organiche ormai a zero, hanno bisogno di forza lavoro, questa è un'opportunità. Chi riceve un reddito di cittadinanza è giusto che ringrazi la collettività con la propria attività personale. Diverse le attività che si possono mettere in campo, specialmente in questo periodo di difficoltà. Sì, tantissime, dalle manutenzioni anche a volte al sostegno degli uffici pubblici che sono senza personale. Campania abbiamo all'incirca 700.000 percettori di reddito di cittadinanza. 600.000 all'incirca di questi potrebbero essere utilizzati dai comuni della Campania per lavori di pubblica utilità che vanno dalla manutenzione del verde urbano alla manutenzione delle scuole, ai progetti che si stanno facendo in tema di distanziamento sociale in epoca di Covid. Eppure meno del 10% dei nostri comuni ha attivato questi progetti e quindi sta impiegando questa forza lavoro straordinaria a costo zero. Noi dobbiamo costruire dei modelli, dei progetti, dei piani che diano la possibilità, delle best practice, che diano la possibilità ai comuni di organizzare i loro servizi, di dare dignità al lavoro, dignità a chi in questo momento percepisce un reddito e soprattutto costruire dei modelli che diano un contributo alle nostre amministrazioni locali. Noi non abbiamo più risorse umane, non abbiamo più competenze, non abbiamo più possibilità di dare risposta ai servizi ai cittadini. In questo momento, nella difficoltà dello Stato di darci la possibilità di fare assunzioni, noi dobbiamo costruire dei progetti e farlo con chi ha voglia di costruire una prospettiva e un futuro. Ecco perché sono importanti. Questo lavoro lo faremo su tutte le 5 province della Regione Campania. Oggi iniziamo con Napoli, ma questo è un programma che dobbiamo partire sul territorio, best practice che diano risposta.